sei il nostro Dio, tu sei la nostra gioia, Padre. Benedici ancora questa giornata, benedici ancora la nostra famiglia, benedici ogni cosa che quest'oggi possa produrre al 100%, Signore. Grazie ancora della salute che ci hai donato in questi giorni, Signore, tempi così brutti, così difficili. Grazie del tuo riposo e grazie di tutto, Signore. Ora, stamattina, Signore, vogliamo venire a te non soltanto per chiedere sempre, ma per lodarti e per benedirti, Signore, perché tu sei meraviglioso. Non c'è Dio grande come te, Signore. E questa sensazione, questa gioia che tu ci hai donato, per noi è una cosa meravigliosa. Sì, Signore, grazie, grazie, Padre, di questa tua gioia che tu vuoi donare a noi. Benedici ancora il tuo popolo, Signore. Benedici il tuo popolo che ha bisogno di te, Signore. E stamattina, Signore, con tutto il cuore veniamo a te, non solamente, come ho detto, per pregarti, ma vogliamo lodarti, perché tu sei degno di lode. Grazie, Padre. Lode a te, Signore. Alleluia. Lode a te, mio Dio. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita. E quest'oggi, Signore, per noi sia un giorno meraviglioso, Signore, che possiamo veramente venire tutti a te attraverso il tuo figlio Gesù Cristo per portare i nostri pesi, le nostre difficoltà, le nostre angustie, i nostri sentimenti verso di te, Signore. Vogliamo accostarci a te, Signore, con dignità e con amore. Accogli le nostre suppliche, Signore, e che possiamo ogni attimo della nostra vita, come il respiro che respiriamo, desiderare la tua gioia in noi. Grazie, Padre, che sia un sentimento reciproco, Signore, un sentimento che possiamo veramente dire: Padre, finalmente siamo in comunione con te, perenne, in eterno. Gloria a te, Signore, alleluia. Grazie, grazie, Signore. E stamattina voglio portare tutti i miei fratelli e sorelle a te in preghiera. E tutte le nostre famiglie, soprattutto le nostre famiglie, Signore. C'è un grande bisogno in questi giorni e tu sai quale, Signore. Grazie, Signore, che tu concedi grazie su grazie, benedizione su benedizione, sui nostri sentimenti, sul nostro bisogno. Grazie, Padre. Oh, buon Padre Celeste, ancora stamattina vogliamo chiederti di benedire tutte le persone che in questo momento si trovano in difficoltà. Difficoltà ce ne sono tante, Signore. Anche che si sono allontanate da te, Signore. Io so, Signore, che tu li aspetti a braccia aperte. Grazie, Padre, che anche loro possono capire che li stai aspettando a braccia aperte per dargli il tuo sostegno, il tuo amore, la tua potenza. Grazie, grazie, papà. Alleluia, Padre mio. Per ultimo, Padre, ti voglio chiedere di benedire anche me. Benedici anche me, Signore, in ogni cosa. Grazie. Come l'ultimo aborto, come disse Paolo, Signore, fai che possa avere anch'io quella pace, quella gioia, quella serenità che in questi giorni mi manca, Signore. Aiutami a sostenere ogni cosa con dignità, con amore,
e con potenza. Grazie, Padre. Ti voglio chiedere ancora di benedire la mia famiglia, mia moglie. Aiutala, sostienela, Signore. Fai che possa essere nella felicità, Signore, nella salute e nella forza, che possa anche capire lei, che possa avvicinarsi a te, Signore, perché solo tu ci sei rimasto, non c'è nessun altro, Signore, dove possiamo contare e appoggiarci, Signore. Benedici ancora mia nuora, mio genero, i miei figli, Signore. Ancora benedici i miei nipoti. Ancora i miei consuocere, sia quelli che sono qui in Germania che quelli che sono in Italia, Signore. I miei amici e anche i miei nemici, Signore, se io ne abbia ancora qualcuno che possono diventare migliori dei miei amici. Signore, ancora se c'è un grande bisogno in qualcuno, sia nei familiari che sia negli amici, nei parenti, fratelli e sorelle, Signore, io anticipatamente te lo voglio presentare. Anche che non so che cosa si tratta, Signore. Metto tutto ai piedi di Gesù, Signore. So che ti arriveranno come un pacchetto soave, a te gradito, Signore. Grazie. Emani salute e potenza in tutti i bisognosi di te. Grazie Padre, ti ringrazio e ti lodo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Mie care nella grazia, chi ha ancora non la mia gioia che desidero con tutti voi avere una comunione. Se ancora c'è qualcuno che non mi conosce e vuole conoscermi, che mi chiami. Di quello che posso vorrei condividere quella gioia che il Signore ha messo nel mio cuore. Ebbene, ancora c'è il mio sito, ve lo mostro. Ecco, ve lo seleziono, gesulalogiadelmondo.it, vedete qua sopra, già il sito è aperto, lo state vedendo. Lo sto chiudendo. Ok, vi saluto nella pace del Signore a tutti quanti e vi abbraccio come ogni mattina e un bacio per l'Eter. Che Dio ci benedica. Alla prossima, Dio volendo. A presto. Amen.